Cari amici, buongiorno, buona giornata e buona settimana a tutti. Nonostante sia passato il Ferragosto, ovviamente il caldo e l'umidità soprattutto non ci lascia ancora. Comunque veniamo al vero motivo per cui sono qui con voi. Oggi è il giorno della verità per l'Inter, semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Andiamo a rivivere un po' quello che è stato il percorso delle due squadre sin dai sedicesimi di finale. Allora, per quanto riguarda l'Inter, nei sedicesimi ha superato il Ludogorets complessivamente per 4-1, mentre lo Shakhtar ha vinto per 5-4 contro il Benfica. Passando invece agli ottavi di finale, Inter Getafe 2-0, mentre lo Shakhtar ha vinto per 5-1 contro il Wolfsburg. Nei quarti di finale, Inter Bayer Leverkusen 2-1 e lo Shakhtar, come sappiamo tutti, ha dato un bel poker 4-1 al Basilea. E per quanto riguarda le semifinali, proprio ieri sera sono iniziate con Siviglia Manchester United. Il Siviglia, che nonostante lo svantaggio iniziale ha superato i britannici dello United per 2-1 e quindi è la squadra che andrà ad affrontare in finale la vincente di Inter Shakhtar Donetsk, una partita che comunque nasconde tante insidie. Io da tifoso italiano simpatizzante dell'Inter e del Milan, dell'Atalanta, quindi squadre lombarde, dico ovviamente che l'Inter dovrà giocare una partita perfetta per arrivare alla finale con i giusti stimoli, le giuste motivazioni. Quindi speriamo che vada tutto bene, la nostra ultima speranza italiana possa andarsi a giocare nella finale, la seconda competizione continentale più importante. Quindi forza Inter, viva l'Italia e speriamo che andiamo in finale. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!